Sì, noi siamo un centro antiviolenza e abbiamo 14 sportelli su tutto il territorio, praticamente in tutti i comuni del circondario. Questo perché vogliamo essere presenti là dove le donne hanno bisogno, perché quando una donna subisce violenza è difficile anche muoversi da casa per più di pochissime ore e quindi vogliamo essere là presenti. Oltre a questo abbiamo le case rifugio, ne abbiamo 6, 3 aperte quest'anno, proprio perché è importante dare accoglienza nel momento del bisogno. Quando una donna decide di non subire più, di rivolgersi a chi la può aiutare, dobbiamo dare delle risposte concrete e la casa rifugio è importante perché in quel momento la donna deve venire via da casa, dal suo ambiente, da tutto, proprio perché purtroppo potrebbe rischiare la vita per sé e per i propri figli. Oltre a quello abbiamo anche le case, due per l'autonomia. Questo è molto importante perché la donna deve ricominciare a vivere, non può stare chiusa tutta la vita. Quindi la ricerca del lavoro, l'aiutiamo in questo, la ricerca della casa, la formazione, lo studio quando appunto è necessario. E quindi è molto importante anche questa. Su questo noi abbiamo fatto Casa Matilda, che è una casa grande perché noi abbiamo diciamo, preso un albergo, lo abbiamo ristrutturato e abbiamo fatto una grande casa famiglia dove ci sono 8 nuclei familiari, donne con bimbi, quindi e che insieme cercano di lottare per ricostruirsi una vita. E, oltre a questo, abbiamo anche fondato una cooperativa con donne che hanno subito violenza e che hanno fatto un percorso al nostro centro e devo dire che ce l'hanno messa tutta, sono donne veramente in gamba, sono tutte di etnie diverse e questa è la cosa anche bella perché riescono insieme a portare avanti il loro lavoro, a lottare per se stesse e per le altre donne, perché loro ci aiutano a loro volta per fare inserimenti lavorativi di quelle donne spesso che non hanno mai potuto lavorare causa alla cultura da cui provengono anche e che devono proprio partire da capo, quindi non ricominciare, proprio cominciare. E questa cooperativa ci aiuta in questo. Loro sono donne che lo hanno vissuto sulla loro pelle e aiutano le altre, sanno capire quali sono le difficoltà tante volte di essere madri con i bimbi e non avere a chi lasciarli. Però tramite questa cooperativa e tramite l'impegno di tutti riusciamo a far sì che queste donne possano riprendere in mano la loro vita e continuare a vivere libere finalmente.